Seconda fase di vaccini al Covid-19. Siamo tornati con le telecamere di TV City presso la struttura Villa del Sole di Torre del Greco per accertare le condizioni degli ospiti dell'RSA dopo la prima dose di vaccini. Abbiamo ascoltato Mario Gaglione, referente della struttura. Secondo step di vaccini al Covid-19 qui alla Villa del Sole a Torre del Greco, come sta procedendo? In modo abbastanza spedito, è un giorno importante questo, il richiamo della seconda dose del vaccino. Noi ci avviamo alla normalità, quella che abbiamo già incontrato 21 giorni fa con la prima dose, oggi finalmente la tocchiamo con le nostre mani. Stiamo per riaccogliere nuovi ospiti, quindi abbiamo già un accordo con l'ASL Napoli 3 Sud, dobbiamo soltanto ufficializzarlo. Ovviamente stiamo vaccinando tutti gli operatori e tutti gli ospiti e saranno vaccinati anche i nuovi ospiti. Saranno prima sottoposti a tampone, poi saranno vaccinati con prima dose e seconda dose in modo da proteggere tutta questa struttura che appunto appartiene ad una categoria fragile. Nessun sintomo dopo la prima dose dei vaccini. Gli ospiti si sono detti felici e più protetti dopo il secondo step. Nessuna reazione particolare alla prima dose del vaccino. Sono stati tutti monitorati 24 ore su 24 tramite infermieri e operatori sociosanitari. Nessun sintomo particolare, qualche cenno di reazione allergica, ma nulla di grave. E quanti sono i residenti qui? Attualmente sono 43 i residenti. Noi contiamo di poter arrivare a un numero superiore, anche perché la nostra capienza massima è di 60 e, come ho già detto, aspettiamo appunto l'accordo con l'ASL per poter accogliere nuovamente altri ospiti. Dall'inizio della pandemia c'è stato qualche deceduto? Sì, noi abbiamo subito una forte ondata tra ottobre e novembre, abbiamo avuto purtroppo delle perdite che non siamo riusciti ad evitare, erano comunque persone con patologie pregresse e questo ci dispiace molto. Poi ovviamente abbiamo provato a tamponare questa ondata forte attraverso terapie e somministrazione di farmaci, di ossigeno, purtroppo alcune perdite le abbiamo avute.